Moussa Sangare, il presunto assassino di Sharon Verzeni, è noto anche come rapper. Ha collaborato con artisti italiani di rilievo come Izzy ed Ernia. Questa informazione, confermata dagli investigatori, è stata riportata da diversi residenti di Suisio, il paese dove Sangare, 31 anni, risiedeva. Un ragazzo del posto ha raccontato che Moussa aveva partecipato alla canzone Scusa di Izzy, un video che su YouTube ha raccolto oltre 14 milioni di visualizzazioni, firmato anche con il nome d'arte Meses Sangare. Secondo lui, Moussa aveva davanti a sé una promettente carriera musicale e avrebbe anche manifestato l'intenzione di partecipare a X Factor. Il suo pseudonimo appare inoltre in un altro video musicale, questa volta di Ernia, in una traccia intitolata Fenomeno, in collaborazione con Izzy. Un'altra vicina di casa ha ricordato un episodio di qualche mese fa, quando i carabinieri erano intervenuti a seguito di una lite in cui Moussa aveva aggredito la sorella. Il brutale omicidio di Sharon ha scosso profondamente la comunità locale. «È stato un vero shock», ha dichiarato una residente. «Ho una bambina piccola e ora abbiamo tutti paura». Alcuni vicini hanno riferito di non sapere nemmeno che Moussa possedesse una bicicletta, quella che avrebbe utilizzato per fuggire lungo via Castagnate dopo aver inferto 4 colpi mortali alla 33enne. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.